Sei mesi fa noi abbiamo partecipato alla convention di EFPA e abbiamo lanciato la Candyram Academy in quel momento, quindi siamo qua di nuovo sei mesi dopo per continuare a promuovere questa iniziativa che ha riscontrato in Italia un ottimo risultato e molta attenzione da parte dei consulenti e dei private banker. Il nostro obiettivo è semplice: di fare educazione, di fare divulgazione di informazione su un tema che sta emergendo con forza, quello degli investimenti sostenibili e responsabili. Vogliamo ovviamente vantare la nostra esperienza ventennale in questo campo e soprattutto creare la giusta consapevolezza e dare gli strumenti sia ai clienti sia ai consulenti e ai private banker per affrontare assieme nel modo giusto questa tematica molto importante che si iscrive nel medio e lungo termine. Quindi la Candyram Academy oggi conta più di 800 iscritti, due terzi provengono dall'Italia e sono quattro i moduli formativi che sono già confezionati all'interno dell'Academy per poter consentire ai consulenti di essere preparati, diciamo, ad affrontare questo tema con i loro clienti. Il primo biglietto da visita è l'esperienza che una società ha, quindi sicuramente Candyram in questo campo è una società credibile. Il nostro impegno nella formazione e nell'educazione anche lui aggiunge alla credibilità che possiamo avere. Tra l'altro ricordo che Candyram è un acronimo che significa Conviction and Responsibility in Asset Management, quindi è proprio nel nostro nome e nel messaggio che veicoliamo ai nostri clienti quello della convinzione ma della responsabilità in quanto asset manager ma in quanto società all'interno del mondo in cui viviamo, prenderci impegni a favore dell'industria, a favore dei risparmiatori, per spiegare quali sono tutte le opportunità che sottostanno alla finanza sostenibile.